in mente una frase, credo che sia di Padre Pio, in cui si diceva che laddove c'è Maria, il demonio scappa. Ma è una frase anche che ha ripreso tempo fa Papa Francesco. Maria, la devozione a Maria, il rosario per esempio, è una delle armi più forti per discernere nella mia vita la presenza di Dio dalla presenza del male. Perché? E qui torna il discorso di sempre. Maria è una mamma e Maria vuole il nostro bene e ci preserva da tutto ciò che non è bene. E il male non vuole il mio bene, vuole la mia infelicità, vuole la mia, come dire, la mia non piena realizzazione. E tutto ciò, come abbiamo detto, avviene attraverso una arte disastrosa e veramente mortale, cioè l'inganno. Perché quando io scopro che un amico a cui io ho creduto, un amico che mi ha fatto vedere il cielo in terra, un amico a cui veramente io voglio bene, mi ha ingannato, sto male? Perché non sono più me stesso, perché mi sono sentito toccato nel mio più intimo e nella mia dignità più profonda. E così è con il male. Ma, dice Padre Costa, abbiamo già letto ieri, vi sono degli atteggiamenti umani che mi fanno comprendere che io sono nella spirale di Satana, che io sono entrato, sono prigioniero nella spirale di Satana, e cioè la confusione, l'ambiguità, l'insicurezza, la paura, il giudicare, puntare il dito sempre verso gli altri, la calunnia, il pettegolezzo, l'accusare gli altri, oppure stare sempre a vedere le sottigliezze, cioè stare sempre a contare i peli, diciamo noi nel nostro dialetto. Una persona astratta, una persona irreale, una persona che vede il male dappertutto è vittima di Satana, è vittima di questo male. Una persona che è continuamente desolata, continuamente scontenta, è una persona che dà al male, che dà a Satana, la possibilità di non solo di rendergli infelice la sua vita, ma di scavarsi la fossa con le sue mani stesse. E allora anche il nostro atteggiamento, e su questo dobbiamo riflettere, ciò che ci sembra pienamente umano, molte volte è azione del male. Io ho citato poco fa la calunnia, che è un peccato, è grave anche, e il pettegolezzo. Pettegolare contro gli altri certamente non è azione dello spirito, ma è azione del demonio. Riferire, parlare con persone mature per il bene degli altri, riferendo episodi, riferendo fatti, tutto ciò è diverso dal pettegolezzo. Quindi vedete come discernere vuol dire discernere la mia vita dal punto di vista umano e dal punto di vista spirituale. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!